Via! È appena iniziata la seconda semifinale del torneo esordienti di Città di Cirecchia di fronte alla Leogon e gli All Blacks, la squadra di Stefano Ambrosi in maglia veramente bianco-nera, mentre gli All Blacks stranamente in maglia gialla nonostante il nome. È già arrivata l'ora del gelato il dottor Corrado Fini dopo aver diretto la gara che è finita ai rigori del torneo allievi. C'è lo spazio a Forino, stavolta va a terra, la palla da parte del portiere, era Forino, lui che ha trasformato a bella punizione l'altra volta. Ci arriva il portiere che interviene a terra. Arbitro, stiamo riprendendo la partita, eh. Oh, intervento di Diverna che la mette in angolo. Lancio di Mobili a cercare un uomo che la tira e c'è Daniele. Para il gol del vantaggio della Leogon, uguale all'altra partita dell'altra sera. Un quarto d'ora di sofferenza da parte della squadra che è andata in vantaggio, poi il gol immediato che Para gli ha buttata dentro. Rilancia Fara, il pallone in avanti, il tiro e il gol da parte di Gabriele Mobili. La rete che porta sul 2-0, anzi no, in realtà è stato Leonardo De Simone. Il gol del 2-0. Si è colpito Forino che prende la palla, Forino fuori, errore clamoroso di Forino. Controffensiva della Leogon e può andare in porta Fara. Il pallone viene fermato da Di Martino. Darà la battuta. Lancio, Troppi sta per segnare un gol clamoroso. Si va a sinistra, serpente in mezzo, ancora Troppi. Si mangia anche questa. E il primo tempo finisce qui. All Blacks che sono sotto per 2-0 nei confronti della Leogon. Forino, la palata è serpente, la calcia alta, disperazione per gli All Blacks che volevano riportarsi in partita. Serpente, niente, non ci riesce. Serpente, alla fine vince il secondo rimpallo. Serpente, la mette in mezzo e c'è Andrea Antonini che firma il gol degli All Blacks che accorciano le distanze. Minuto numero 6 della ripresa. Aumentano le speranze per gli All Blacks. Attenzione, uno super parata, grande parata da parte del portiere Tondinelli sul tiro scagliato dalla Leogon. Attenzione, un uomo in porta, il tiro fuori, ci ha provato Leonardo De Simone per la Leogon. Rilancio del portiere, la palla contrastata, poi il tiro traversa clamorosa colpita dalla Leogon che ha avuto la palla forse anche per chiuderla. Attenzione, contropiede clamoroso, attacca la Leogon, respinge il portiere, la palla ancora lì, la giocano e poi il tiro ancora sulla linea, due volte l'hanno salvata. Occasioni clamorose per la Leogon, minuto numero 14. Se a Massimo è andato a Canino voi, a prendere l'olio, palo, palo di Fara. De Simone, usa un altro palo, la direzione del portiere. Io qui non ho più spazio per le occasioni, sono tante. La punizione, che è successo? Oh, sì, che bello, beato. Il tiro, palo, ma quanti pali so! Hanno preso quei legni loro che paravani. Si lotta ancora Antonini, c'è Forino solo. Il tiro, traversa clamorosa. Che cosa abbiamo visto con Serpente? Forino, Forino. Va dietro Forino. Attenzione, blocca per il portiere. E al DLF è finita,
la Leogon batte gli All Blacks per 2-1 e va in finale dove affronterà la DAB. Grande festa per i piccoli bianconeri.